Ragazzi, oggi parliamo di mastering, ma questa volta in maniera differente. Tutte le volte scorse che ho parlato di mastering vi ho fatto vedere delle tecniche che però vedevano l'utilizzo di plugin a pagamento. Questi sono molto belli, permettono di fare tante cose, però sono costosi e non tutti possono permetterseli. In questo video vi mostrerò una catena audio mastering composta da plugin gratuiti e che secondo me funziona davvero davvero bene. Un'altra cosa importante di questo video tutorial è che l'ho sviluppato in modo da essere replicabile su tutte le DAW. Io per comodità uso Cubase perché è il mio software preferito, però non sarà difficile replicare il tutto in Reaper, Pro Tools, Studio One e così via, perché fondamentalmente il routing è semplice, funzionale e vede l'utilizzo di tracce aux, tracce gruppo o tracce simili. Iniziamo subito. Allora, siamo in Cubase, vedere due tracce. La prima è il mix che poi andremo a masterizzare, mentre Original è semplicemente una copia di mix e ci servirà solo per fare uno switch AB per vedere la differenza tra il processato e l'originale. La prima cosa che dobbiamo fare è creare due tracce gruppo. Eccole qui. Una la chiameremo master, la seconda la chiameremo analisi. Il routing da fare è molto semplice. Original deve andare dentro analisi, così potremo analizzare anche la traccia originale. Invece mix, la traccia da masterizzare, deve andare a master. Il gruppo master, sempre da routing, deve andare in analisi. Quindi, ricapitolando per farvi capire meglio, original deve andare dentro ad analisi, mix deve andare dentro a master ed infine master deve andare dentro analisi. Così su master applicheremo tutti i plugin per fare il nostro mastering e il gruppo analisi con tutti i plugin per analisi ci permetterà di analizzare sia il master che volendo anche la traccia originale. Comunque vediamo cosa aprire su analisi, che è una delle cose più importanti da fare. I plugin sono questi qua, sono tutti gratuiti. Il primo è MV Meter, settato con chiave a meno 18 di BFS e ci serve per vedere a che livello RMS suona il nostro brano. Idealmente è meglio che suoni intorno allo 0 V Meter. Poi c'è Span, che è della Voxengo, che è semplicemente un analizzatore di spettro, anche la funzione True Peak che ci permette di vedere gli errori intersample, quindi il True Peak, anche il Crest Factor che è interessante e ci dice anche a quanti RMS suona il brano. MSID ci serve fondamentalmente qui l'analisi per andare a vedere essenzialmente il livello del canale sinistro e il livello del canale destro. In poche parole sarebbe un pan meter. Con questo riusciamo a capire se il nostro brano suona più a sinistra o più a destra ed è utile. Un altro plugin importante è il Chronometer, che ci permette di vedere se il nostro brano suona in controfase, ma fondamentalmente ci permette di vedere l'ampiezza stereo, l'apertura stereo del nostro mix. Quello più importante è Yulin, che praticamente è la scala EBU R128 che ci permette di misurare i LUFS. Ormai l'unità di misura per i mastering è il dB LUFS, non più l'RMS, ma comunque in master ci serve sapere sia il dB RMS che il dB LUFS. Poi abbiamo anche Isolate, che ci permette di ascoltare tutte le bande in solo, più bande in solo, oppure ci permette di escludere alcune bande. Infine poi abbiamo il beater, che ci permette di vedere quanti bit è il nostro mix, così riusciamo a capire se è a 24 bit, 32 bit floating point e oltre ancora. Ora andiamo in master. In master questa è la catena che io vi consiglio e che ho testato e che secondo me funziona bene. Il tutorial sarà passo passo, quindi vi farò vedere cosa faccio. Prima di iniziare a spiegarvi la catena, ascoltiamo. Questo è un beat prova che feci anni e anni fa, l'avrò fatto circa 8 anni fa, l'ho usato sia perché non è molto curato a livello di produzione, perché era una prova fatta comunque molti anni fa, quindi ci sta. Andremo a vedere anche come aggiustare un po' il suono e poi andremo a vedere anche come guadagnare RMS e LUFS. Iniziamo a vedere un attimo con l'MV Meter e con lo Span e anche con il Chronometer Meter come suona questo brano. Allora, siamo a 0 V Meter e va bene. Il cronometer ci dice che le basse sono in mono e va benissimo. L'apertura stereo è buona. Potremmo anche aumentarla un po' di più, ma io la lascerei così. E vediamo anche l'analizzatore di spettro. Allora, rimetto un attimo in play e vediamo una cosa. Vediamo che l'andamento non è proprio ideale, perché abbiamo un po' il buco sulle medie e le alte un po' presenti. In genere la curva dell'analizzatore di spettro dovrebbe fare questo, le basse e
poi scendere un pochettino e modulare un po' sulle alte. Però c'è anche da dire che non c'è la voce, quindi un po' potrebbe essere falsato questo dato. Comunque ci siamo fatti un'idea. Quindi la prima cosa da fare in master è aprire un filtro a fase lineare. Il Q-Range funziona molto bene. La prima cosa da fare in assoluto è andare a rimuovere il DC offset. Quindi accendiamo la prima banda, lo cut, e questo è quello che dobbiamo fare. Tagliamo fino a 30 Hz. Così leviamo il DC offset. Poi mandiamo in play. Visto che l'analizzatore di spettro mi diceva che le medie erano un po' povere e le alte un po' troppe, io più o meno sono andato a boostare di un decibel intorno alle 1000 Hz e sono andato a diminuire un pochettino attorno alle 10.000 Hz. Questo per equilibrare un po' il brano. Devo dire che a livello di sound migliora un po' di subito la compressione. Per la compressione io uso il TDR Kotelnikov, perché il mastering funziona davvero bene. Allora, vediamo cosa fare. Io lascerei il side chain che esclude un pochettino le basse, quindi da 100 Hz in giù attenua di 3B con questa curva le basse, così la compressione sarà un po' più naturale. Io abbasserei anche un pochettino la sensibilità stereo, la metteremo a un 40%, così mi lavora meglio un po' sul mid e mi lavorerà meglio un po' sulle basse, che è quello che voglio. Poi metto tutto il peak crest a peak, perché voglio che mi lavora solo sopra i picchi. Io direi di mettere una ratio a 3, perché non la voglio né troppo blanda né troppo aggressiva. Sicuramente un soft knee abbondante, attacco lento e rilascio lento. Ok, direi che questo settaggio mi piace. Abbiamo una gate action che sfiora i 2 dB. Queste regolazioni mi permettono di fare colla e di incollare un po' il basso a tutto il mix, perché le basse non sono molto profonde, non sono molto lavorate, e un po' di colla, un po' di profondità sulle basse ci serviva. Questo è impostare ad eco, ma ricordatevi di mettere il massimo della qualità sempre. Ora c'è l'equalizzazione. L'equalizzazione, io ho vari plugin che emulano il Pultec, ma questa qua della Analog Obsession è quella che mi piace di più. Ricordatevi di accendere Analog Obsession, che sarebbe l'oversampling, e vediamo un attimo cosa fare. Ok, ho voluto dare corpo sulle 60 Hz perché la cassa c'è presenza un pochettino, ma il basso proprio è un po' smorto. Quindi ho notato che su 100 Hz c'è il body della cassa, mentre il basso dovrebbe suonare un po' più in basso, però manca proprio. Quindi sulle 60 Hz ho dato un po' di basso, poi ho dato un po' di aria sulle 12.000 che mi aiuta a colorare lì e dare un senso di aria e di colore che comunque funziona bene. Fatto questo, è arrivato il momento di andare a ridurre la dinamica e funzione del volume. I plugin che uso sono questi, li ho testati assieme agli altri, e questi sono quelli che funzionano meglio. Free Clip, che ci permette di andare a fare il clipping, quindi un soft clipper. Infine un limiter. Partiamo dal Free Clip. Allora, vedete che qui abbiamo l'oversampling, io lo metterò non a 32 ma a 16. Qui possiamo anche decidere come far clippare il nostro audio, ma io lo lascerei in hard. Io metterei anche il clip selling a meno 0,3. Questo ci aiuta a simulare la distorsione molto bella che alcuni convertitori hanno. Una volta fatto questo, non ci resta che dare gain.
Ok, io direi che 9 dB di gain vanno bene. Vediamo che quando l'onda diventa un pochettino rossa qui sotto vuol dire che sta clippando. Andiamo a vedere anche il limiter in accoppiata. Io il limiter, vedere che qui c'è sharp e dull. Questo è il carattere del compressore. Sharp è più brillante. Praticamente i tempi di attacco e rilascio un po' più veloci. Invece verso qui diventano più morbidi, più lunghi. Io lo metto tutto verso destra. Io in questo caso darei 2 dB di threshold, e tenete bene a mente che 2 dB deve essere il massimo, non andate mai oltre 2 dB con il limiter. Vediamo un attimo come suona il tutto. Allora, io sento che le percussioni diventano un po' troppo pesanti. Andiamo qui in mastering, andiamo in Q-Range e vediamo un attimo cosa fare. Allora, vediamo che sulle 200 e sulle 500 c'è il rullante soprattutto, ed è proprio quello che ha preso molta presenza, quindi io direi di fare questo qui. Magari accendiamo, ecco, la 4. Io direi di abbassare un po' il body del rullante e direi di abbassare anche un po' la presenza, il rilascio del rullante. Ma vediamo un attimo in analisi Yulin cosa ci dice. Siamo intorno ai meno 10 LUFS. È un po' troppo meno 10 LUFS perché qui manca la voce, ci manca, diciamo, tutta la parte media che sarebbe tra dalla voce, che comunque avrebbe contribuito al volume in LUFS in RMS. E direi anche di abbassare un pochettino. Io farei così, andrei in master, abbasserei un pochettino il limiter, un po' così, e anche un pochettino il soft clipper, magari così. Mettiamo play. Ok, meno 10 LUFS va bene, ma proviamo a fare un attimo uno switch AB, quindi per fare uno switch AB bisogna andare in master, abbassare qui il volume e fare questo gioco qui. Ok, direi che il risultato c'è stato, abbiamo ottenuto più presenza, il volume l'abbiamo ottenuto, quindi direi di essere soddisfatto. Ebbene, siamo giunti al termine, questa era la catena mastering modalità facile. Vi rimando al prossimo video in cui vedremo la catena mastering modalità avanzata.